primo elemento essenziale nel mio lavoro è l'uso del PC, il secondo invece è l'uso del telefono fisso e il terzo è la magia. Io sono Luisa e sono addetta all'ufficio back office. PC è il primo elemento il più importante del mio lavoro perché noi utilizziamo all'ufficio Booking un gestionale e quindi tutto il flusso delle prenotazioni passano attraverso il gestionale. Secondo elemento fondamentale per poter svolgere il nostro lavoro è l'uso del telefono fisso, perché la maggior parte delle richieste avvengono appunto tramite questo mezzo, anche se può sembrare un metodo un po' retro. Noi rispondiamo alle richieste di prenotazioni, diamo la disponibilità, comunichiamo il prezzo e poi eventualmente portiamo a termine la prenotazione. Il terzo elemento fondamentale del nostro lavoro è la magia. La magia nel senso che dobbiamo saper lavorare con una certa leggerezza per affrontare il quotidiano e affrontare anche eventuali problematiche. E poi anche perché bisogna essere molto bravi a passare, diciamo, tra una cosa e l'altra. Per esempio, abbiamo anche una chat che utilizziamo per rispondere anche ad un'altra tipologia di cliente. Quindi spesso accade di dover essere al telefono con un ospite, di rispondere a una mail e di avere anche la chat aperta e quindi in quel momento si sta anche chattando con un altro cliente. Il primo consiglio che vorrei dare è quello di imparare le lingue. Nel mio caso l'apprendimento delle lingue è avvenuto in ambito scolastico, prima con le superiori e poi in ambito universitario. Naturalmente nel mio lavoro parlo ogni giorno come la prima lingua l'inglese, come seconda lingua il tedesco e come terza lingua il francese. È fondamentale avere esperienze e ruoli diversi perché in caso di problematiche che possono emergere si conosce a fondo il lavoro che riguarda anche altri settori e quindi si può risolvere un problema o una criticità nel più breve tempo possibile. Infine vorrei chiudere questo piccolo elenco di consigli con l'ultimo e quello più importante, che è lo spirito di apprendimento. 10 anni fa le prenotazioni erano soltanto ed esclusivamente telefoniche, quindi il cliente telefonava e poi noi facevamo la prenotazione. Attualmente invece c'è internet, ci sono tutti i portali e una grande quantità di prenotazioni entrano direttamente dai siti di proprietà della struttura e anche da tutti questi portali che sono online.